Grazie.
Forse ha fatto bene, non ha fatto bene, e adesso si chiama
Una situazione di tutte che ha conosciuto
Perché forse dobbiamo tutti imparare a riconoscere sulle forme possibili a questo tipo di dodicesima situazione, ma altrettanto non si manifesta così. E quello che accade nella spirale della violenza è davvero incredibile per certi versi, perché ha questo potere di drenare tutte le energie alle persone che si offre di farle sentire proprio in casa, sentirsi in colpa, poi di avere un potere di salvataggio. Quindi è molto giusto, credo, quello che diciamo, che dice a me, ha chiesto la mamma, la figlia femminile, il figlio massimo, come ha chiesto la femmina, l'altro dopo il maschio, nel senso che questa è importantissima. Però è molto importante anche credo che a livello sociale, percepito di tutti, si presta attenzione a tutte cose che noi oggi non identifichiamo come violente, ma che lo sono, che sono accadute e che si inseriscono esattamente in questo punto della lettera. È quasi come se ci fosse una trasmissione genetica che priva le donne della possibilità di reagire immediatamente, di riconoscere subito alcune cose che fa sentire gli uomini in diritto di farle. Questo è un cambiamento che tutti quanti credono che possiamo agire per un cambiamento interiore, possiamo aiutare gli altri, perché poi queste cose sono contagiose, quindi la forza è la vita, tutta la vita di tutte le forze messe in campo, e credo anche la speranza che arriva a tutti gli operatori che fanno questo lavoro, che è durissimo e diventa tutto insieme. Quindi io credo moltissimo nel potere dell'individuo affinché la società possa davvero sentirsi un corpo unico e produrre gli anticorpi, questa cosa.
figlio. Immediatamente io ho sentito non solo la questione specializzazione, ma quante persone, quanta forza, quante necessità proprio di prendere lo strumento a disposizione degli altri. E secondo me in tutto il tempo che abbiamo fatto di ascolto c'è questa enorme diversità, questa capacità di empatia che si incrocia con tutti gli operatori, di giustizia, che arriva a investire anche di vita, perché davvero credere di poter sopravvivere al suicidio, solo pensarlo è una cosa che sembra impossibile. Eppure c'è questa grandissima capacità di fare rete, di mettere in circolo, ripeto, anche gli altri tempi di violenza. Allora, questo è davvero quello che forse anche quando di noi speriamo possa trasmettere il film e davvero farci sentire che tutti possono fare qualcosa. Thank you.
complementarmi per esempio per la Thank you.
Comunque quello di assoluzione, quindi molto per cercare di abituarsi, anzi di avere la forza di contrastare la violenza, bisogna avere sicuramente quello di parlare, perché molto sempre di voi dovesse decidere di trattare anche con i suoi di casa, anche con la mia amica, però non è così, ogni giorno è occasione di rifiutare situazioni in qualche modo devono essere affrontate. E quindi credo che sarebbe pericolosissimo rinunciare a questa parte. Bisogna farlo in modo giusto, in modo forse da creare, di imparare tutti quanti, che forse potesse una persona in Italia, magari in questo senso. Anzi, aggiungo anche che uno dei grandi temi thank you.
Un'ultima domanda. Ha iniziato l'intervento chiedendo di trovare qualcosa che meravigliasse, che sorprendesse. C'è una cosa che ho sentito un po' nascosta, perché c'è un messaggio forte che viene dato all'inizio del docufilm, e cioè quando a un certo punto si dice le cose che succedono in famiglia non sono delle cose private, ma sono cose di tutti. Ecco, abbiamo parlato parecchio di famiglia, ma questo messaggio mi è sembrato non sottolineato quanto fosse importante. Quindi volevo un suo parere su questo aspetto. Mio? Vostro. Nostro, forse l'ho detto io, che non sono affari di famiglia, sono affari di tutti, e ci credo profondamente. Sono affari delle forze dell'ordine, perché ormai abbiamo educato i nostri poliziotti, e se questo non succede, vi prego di in ogni questura d'Italia di avvisarci quando entra una donna vittima di violenza domestica, a non dare la pacca sulla spalla. Thank you.
Immagino che se non ci sono
Se la vittima che ho creato un'altra vittima, non so se la
Thank you.